Una squadra competente, forte e autorevole, con esperienza di pubblica amministrazione e istituzioni sia a livello di territorio che di governo e di cui vado orgoglioso. Con queste parole, ieri pomeriggio a Palazzo Raffaello, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha presentato i sei assessori della Giunta che lo accompagnerà nei 5 anni della prossima legislatura. La partita noi la giochiamo nei prossimi 3 mesi cercando di combattere fortemente la crescita della pandemia. E quindi ci metteremo subito al lavoro per organizzare un piano pandemico, per organizzare la rete di medicina dei territori, per organizzare tutte quelle azioni che possono dare un segnale importante in termini di contenimento della pandemia. Beh, i prossimi 5 anni sono molto importanti per la nostra comunità e per la nostra regione. Dobbiamo riuscire a ridare speranza, fiducia e una forte identità a questo territorio. Da noi verso di noi c'è una grande aspettativa, speriamo di essere all'altezza. Quello che possiamo sicuramente fare è mettercela tutta e dare il massimo di quello che sono le nostre capacità e del nostro impegno. La soddisfazione è indubbiamente grande, sono molto onorato e anche giustamente preoccupato di questo ruolo, perché bisogna, come quando si va in mare, i marinai dicono che bisogna sempre aver paura del mare quando si esce per sentirsi al sicuro, e io non sottovaluto mai gli impegni della vita e quando sono, come in questo caso, particolarmente gravosi e, se mi permettete, anche inediti, perché una buona esperienza nel territorio non vuol comunque mai dire saper anche affrontare cose, diciamo, nuove come quelle di un governo regionale. Inizia il lavoro più importante, quello di portare al centro delle politiche regionali i diritti dei cittadini, quelli troppe volte calpestati. D'altronde la delega che mi ha assegnato il Presidente Acquaroli è una delega particolarmente importante che deve rispondere ai ritardi infrastrutturali di questa regione. I dossier sono numerosi, cominciamo già da oggi l'apertura dei primi perché abbiamo tante priorità a cui dare risposta. Speriamo di essere all'altezza, penso di poter mettere a disposizione quelle competenze che il Presidente mi ha voluto riconoscere, tenendo conto che sicuramente non è solo un modo di dire, mi consentirà di avere una visuale privilegiata il fatto di essere stato sindaco. Non sono mai stata in regione, però comunque ho già avuto un'esperienza amministrativa come assessore alla cultura nel comune di Ascoli Piceno prima di diventare parlamentare e sicuramente vorrò mettere a disposizione tutte le competenze, i contatti, le conoscenze ai ministeri, nelle istituzioni per questo territorio. Prima ovviamente siamo già riusciti a portare dei progetti importanti quando eravamo al governo nel nostro territorio, nella nostra regione Marche. È un assessorato pesante, naturalmente, che richiede l'assunzione di grandi responsabilità per l'aumento dei contagi, ma soprattutto per dare delle risposte sanitarie coerenti con l'importanza della nostra regione, una delle più importanti sul piano manifatturiero. Ma dobbiamo tener conto anche che abbiamo quelle risorse intellettuali, ricerca sanitaria, i poli universitari che possono aiutarci ad essere i primi della classe. Io penso che debbano parlare i fatti senza recriminare nulla e soprattutto rivolgo un appello ai cittadini affinché possano assumere quegli atteggiamenti virtuosi, le precauzioni che conosciamo affinché possiamo sconfiggere questo male e riportare le Marche verso i suoi traguardi, che sono traguardi inevitabili nel nostro paese. Tra le imminenti priorità, un piano per la lotta e la prevenzione del Covid, le politiche comunitarie su cui stringe la scadenza della programmazione, la legge di bilancio che dovrà tenere conto delle conseguenze della pandemia, un nuovo approccio alla ricostruzione post-sisma. In conclusione, il presidente Acquaroli ha annunciato che, con una modifica dello statuto, verrà istituita la figura del sottosegretario alla presidenza. I suoi compiti saranno quelli di sostenere l'azione del presidente e della giunta, vista la mole di deleghe e di problematiche che interessano le Marche e che restano in capo soltanto a pochi assessori.